Furio Colombo, rimaniamo però ancora un istante a questa figura di Donald Trump, che anche in campagna elettorale è stato in grado di dire tutto e il suo contrario, anche forse in politica estera. Cioè è un uomo che aveva fatto delle promesse e poi improvvisamente anche alcune alleanze le ha mutate e cambiate con una facilità che nel mondo che forse noi abbiamo conosciuto e che lei ha raccontato, il mondo della guerra fredda, era impensabile. Mentre lui è un uomo che da questo punto di vista, non lo dico in modo positivo ma mi sembra un fatto, è un uomo che sorprende anche sul campo delle alleanze internazionali. Io non parlerei di sorpresa con Donald Trump, perché noi pensiamo che sia incapace di trattare col Congresso? È effettivamente incapace di trattare col Congresso. Abbiamo pensato che non sarebbe stato in grado di abolire l'Obamacare, cioè la legge sulla salute di Obama, che lui raccontava durante la campagna elettorale come una cosa che si fa in 5 minuti, e non lo ha fatto. In parte l'ha abolita. No, praticamente nulla, gli è fallito tutto, perché gli erano mancati 2 voti nel cambiamento parziale. Quando poi si è trattato del voto finale, gliene sono mancati 3 e tutto si è fermato. Non solo, ma lui con una stranissima un stranissimo atteggiamento per un presidente americano che di solito vanta qualcosa persino quando perde, ha detto no, lasciamo perdere, che muoia da sola quella legge, muoia da sola, che è detta da un presidente degli Stati Uniti con il potere e i doveri costituzionali di un presidente degli Stati Uniti. È una frase assurda. Non c'è niente altro che abbia modificato, sorpreso o cambiato questa immagine e l'abbia fatta apparire diversa, tranne una che ha subito, che è stata la mossa straordinariamente intelligente di Macron. Macron ha preso il lupo e lo ha fatto venire a passeggiare con le sue pecore, e gli ha fatto fare una passeggiata mano nella mano per andare sulla Tour Eiffel, a celebrare esattamente i valori che lui ha negato a uno durante la campagna elettorale. Era così disorientato Trump che è apparso ammansito, rasserenato e persino liberato da se stesso. Oh, finalmente poteva smettere di fare quel mestiere che non vuole fare e non sa fare, che è il presidente degli Stati Uniti. Lui vuole fare il chief executive officer, lui vuole fare il chairman, vuole fare il presidente di azienda, vuole fare quello che ha l'ultima parola nel consiglio d'amministrazione, e chi non è d'accordo se ne vada. Ma in Italia c'è un precedente illustre, credo, no, Furio Colombo? Dico, anche in Italia abbiamo avuto dal 1994 qualche precedente illustre che viene dalle aziende. Eppure con tutto quello che ho, tutto il tempo che ho speso nella mia vita a parlare nei modi in cui si stanno di Berlusconi, tuttavia Berlusconi amava la politica e voleva davvero riuscire. Ah, invece Trump detesta queste liturgie della politica. Ma non c'è dubbio che il fatto di doversi sedere e restare seduto a quella scrivania e vedersi portare un'altra pratica che lo farà ricominciare a lavorare dopo un'ora, quando lui aveva già finito ed era pronto per una bella passeggiata in Fifth Avenue, lo fa impazzire. E lo si vede benissimo che è incapace di stare attento e di passare quarto d'ora seduto a quel tavolo. Quando firma, la fa vedere subito, la firma a tutti, finalmente l'ha fatta. Poi dice delle bugie, per esempio la bugia di avere firmato più delibere presidenziali di qualunque altro presidente. E tutti hanno potuto dire, tutti, cittadini, giornali, media, fonti di informazione, centri universitari, centri di studio, di monitoraggio, tutti hanno potuto dire no, non è vero, non è mai accaduto. E lui va avanti per la prossima bugia senza ritornare su quella che ha già detto. C'è un che di infantile e di curioso nel suo modo di procedere, che lo fa essere nello stesso tempo molto più cattivo, parlo di apparenze, parlo di modi espressivi, molto più cattivo di quanto sia mai stato un presidente americano, e molto più incerto in realtà ed efficace di quanto sia mai stato un presidente americano. Allora, visto che Furio